funziona? Funziona. Sentite? Ah, qui giunti i pedalini. No, senti quanti di conoscenza. Brava Maria! Brava Giulia! Prego, tocca a lei, signorina. Io ho saputo che è il compleanno di qualcuno che ha suonato qui stasera. Di chi? Ma loro? No, loro non è. Ah. È il compleanno di Fabrizio, degli Inverter. Fabrizio? Quindi... Auguri Fabrizio! Vieni qua, Fabrizio! Ma ce lo dici? Cioè, ce lo dici? Stai venendo a sapere così? A caso? Hai visto? Surprise? Grazie. Grazie. Un applauso a Fabrizio. Tanti scusate. Auguri! A loro? Tanti auguri a voi, io faccio gli anni. Non c'è da festeggiare niente, dici? No, come no, anche no. Bene. Grazie. Grazie Fabrizio, auguri. Io direi che a Fabrizio però gli regaliamo anche un cupcake. Sì, perché? sì, ce ne sono un monte, miliardi di cupcakes, si dice fatti così. Fatti stamattina dalle nostre due manine. Io sono due, se ce ne due sono quattro, ma non so quanto importa, bello lo stesso. Allora, fate la fila, costano soltanto 2 euro. 2 euro e basta. 2 eurini, dai ragazzi, 2 eurini, sono freschi, e ve lo giuro. Freschissimo. E un applauso grandissimo agli uomini e le donne delle cucine, che non li considera mai nessuno. Please, un applauso. Vanno fatto mangiare tutti. Avete mangiato tutti, io lo so. Allora questi ragazzuoli qua sono una band esordiente che nasce a Siena nel febbraio del 2013. Nell'estate 2014 registrano il loro primo EP e si ispirano al rock alternativo, al post grunge e al funk progressivo. Pensa, ragionateci sopra. Perché loro, ragazzi, sono i Plasters from the Ceiling. A voi! Grazie Napoleone, grazie Parco dell'Acqua e grazie a tutti voi, pubblico magnifico. Un grazie a tutti quelli che si sono dati da fare per questo evento, anche perché promuovere qualcosa tipo TV spenta, cioè caspita, la TV ormai sembra aver monopolizzato le nostre menti e c'è qualcuno che pure si oppone, perché non va bene che ci ficcano in testa cose alle quali noi non vorremmo realmente dare retta.
non può essere interattiva. Procediamo subito con un altro inedito. Perché... abbassi il basso e spia un po'. Grazie, il bello della diretta. Bisogna essere sempre tutti bilanciati, equalizzati. Bisogna mantenere una sorta di equilibrio e trasmettere le giuste sensazioni. Stiamo cercando di comunicarvi ciò che abbiamo sentito in passato, almeno ciò che è stato rielaborato dopo certi eventi. Il prossimo è un pezzo ed è in italiano, a differenza del primo che era pressoché in inglese. Qualche fischio. Sì,